Quattro storie di persone che, attraverso lo sport, hanno trovato un mezzo per realizzarsi e porsi nuovi obiettivi. Il Panathlon Chiave di Tigullio le ha raccolte in un cortometraggio intitolato Sport, la vera vittoria, che è stato mostrato per la prima volta durante il Festival della Parola. Le storie sono quelle di Vittorio Podestà, campione olimpico di handbike, Marta Cantero, campionessa mondiale di nuoto sincronizzato, Alessandro Poggi, giovanissimo arbitro di golf, e Nicolò Pagliettini, giornalista sportivo locale. Persone che hanno dovuto fare i conti con una disabilità senza che diventasse una parte totalizzante della loro vita. Il mio obiettivo da sempre è raccontarmi affinché sempre più persone con disabilità visiva possano affrontare il mondo con la giusta determinazione e con la giusta ferocia agonistica per affrontare quelle che sono le difficoltà della vita. La mia non è una storia particolare, è semplicemente una storia di passione e di voglia di superare i propri limiti e di mettersi in gioco anche al cospetto di situazioni che apparentemente possono sembrare difficili. A fare materialmente il video è stato un team di ragazzi del territorio. Il pensiero era la necessità di dover comunicare nella maniera giusta l'ospite, chi ha partecipato al documentario e farlo con la semplicità e la naturalezza che hanno queste persone qua. Questo è un prodotto fatto con il budget ridotto ma grande passione. Quando Fabrizio ci ha proposto questo progetto mi ha colpito subito la sensibilità dei temi che voleva andare a trattare. Un progetto che il Panathlon aveva in mente da tempo e con cui spera di arrivare a tante persone. Avevamo in mente da molto tempo, direi da anni, di realizzare un qualche cosa che potesse essere per noi un mezzo per entrare nelle scuole, nelle famiglie e nel cuore delle persone attraverso la storia di sportivi che hanno vissuto lo sport e vivono lo sport nel senso principale e più importante del termine.